Ciao, questo è il primo di una serie di 7 video che ti verrà donato a partire da oggi perché tu possa imparare a riequilibrare i tuoi chakra. Questo è una piccola parte del seminario che terrò il 22 di luglio a Reggio Emilia, che si chiama Sprigiona il tuo potere divina con il risveglio del drago e della Kundalini. Allora, per fare questi esercizi, che sono molto molto potenti, ti suggerisco di stare o seduto o in piedi, perché è meglio se le piante dei tuoi piedi toccano il pavimento. Puoi anche farlo all'aperto, in un prato, va benissimo, non è obbligatorio. Quindi, piedi a terra, chiudi gli occhi e comincia a respirare. Molto bene, mentre respiri, dai proprio il permesso alla terra di connettersi con te. Senti questa forte energia che comincia a risalire attraverso i tuoi piedi. Invitala. Tutto questo lo fai semplicemente con l'intenzione. È tutto molto molto semplice, perché quando tu sei in contatto con la tua intenzione e sei congruente, e mentre guardi il video si crea uno spazio proprio di congruenza, tu puoi realizzare e manifestare delle cose che apparentemente sembrano impossibili, con grandissima semplicità. Quindi semplicemente con l'intenzione invita la terra a connettersi con te. È facile che tu possa sentire formicolare i piedi e l'energia che, anche se tu dovessi trovarti in un grattacielo all'ultimo piano, arriva direttamente dalla terra e comincia a risalire attraverso le tue gambe, i tuoi polpacci, le tue ginocchia, le tue cosce, fino ad arrivare nella zona del bacino. E lì comincia ad irrorare il tuo primo chakra. Il tuo primo chakra si trova nella zona del perineo. Quindi permettiti di ricevere questa energia, l'energia della Madre Terra. E ricevila proprio come se la Madre Terra fosse tua amica, non più come un semplice pianeta. Qualcuno addirittura arriva a sentire la Terra come una nemica perché lo obbliga a stare in questa dimensione nella quale magari non si sente molto bene. Tu ricevi questa energia e lascia che irrori il tuo primo chakra. Adesso puoi iniziare veramente a sentirlo come una zona, proprio lì nella zona del perineo, che comincia a farsi sentire. Adesso espandiamo il primo chakra. In che modo? Dandogli il permesso e mettendo l'intenzione affinché questo possa avvenire. Molto bene. Lascia che aumenti, lascia che si espanda. Lascialo espandere ancora e ancora. Lascialo espandere oltre i confini del tuo corpo. Senti come le tue gambe proprio in questo momento diventano più forti. Potrebbe anche sembrarti di sentire un senso di pesantezza. Questo è dato dalla grande energia che le sta attraversando.
in questo momento, permettendoti di espandere il tuo primo chakra, stai risvegliando l'energia della madre, dell'accoglienza, ricevendo l'energia della terra, ti stai permettendo di sentirti più a tuo agio proprio qui sulla terra. E stai facendo pace con quegli aspetti materiali e anche di materialità che fanno parte della tua esistenza terrena. Senti quanta armonia e quanto equilibrio si sta creando ora nella parte bassa del tuo corpo, a partire dal bacino, dalla parte bassa del bacino, lì dove ha sede proprio il primo chakra, e in tutte le gambe. Molto bene. Respira. E senti come la zona del primo chakra ora è più leggera rispetto a tutto il resto del corpo e nello stesso tempo sei equilibrato. Ora chiediamo proprio che il tuo chakra, lo chiediamo questo agli esseri di luce, venga ripulito da quelle che sono paure, insicurezza, conflitti connessi all'abbondanza, conflitti con la figura materna, conflitti problematiche connesse alla tua vita terrena, e ora semplicemente puoi fare un bel respiro e tornare nel qui ed ora. Bene, è stato semplice. Questo esercizio ti consente proprio di espandere il tuo primo chakra, radicarti, soprattutto se hai proprio dei problemi di radicamento e non è il tuo forte, di equilibrare la tua connessione con la terra, la circolazione anche a livello proprio fisico, non solo energetico, nelle tue gambe adesso sta funzionando molto meglio, infatti le stai sentendo. Utilizza questo esercizio soprattutto se hai delle problematiche connesse al radicamento e connesse proprio all'accoglienza della vita sulla terra. E poi durante il video ti spiega bene quali sono le tematiche soprattutto su cui si va a lavorare. Molto bene, ci vediamo presto con i prossimi video. Un abbraccio, ciao!